Dermatiti, punture, allergie. I tagli del legno possono esporre la nostra salute a un sacco di rischi, principalmente legati a due fattori: l'infestazione da parte degli acari del tarlo e la possibile presenza del parassita scleroderma. Esistono vari prodotti chimici e metodi fisici che possono essere efficaci. Vediamo di capire di cosa si tratta. Prima di continuare il video, se trovi interessante quello che ti sto dicendo, mi piacerebbe che mi lasciassi un piccolo emoticon nei commenti, come segno del tuo passaggio. Uno qualsiasi, quello che vuoi tu. E se ti va, clicca anche mi piace. A te non costa nulla, ma aiuta tantissimo il canale. Grazie. Gli acari del tarlo sono piccoli antropodi che si nutrono della polvere del legno e delle sostanze organiche lasciate dai tarli. Anche se i tarli non sono direttamente pericolosi per gli esseri umani, i loro acari possono causare due tipi di problemi di salute indiretti. 1. Allergie. Gli acari del tarlo possono provocare reazioni allergiche in persone sensibili. Queste reazioni possono includere sintomi respiratori come starnuti, tosse, prurito agli occhi e, nei casi più gravi, asma. 2. Dermatiti. Il contatto con gli acari del tarlo può causare fastidiosissime dermatiti, con sintomi come prurito, arrossamento e irritazione della pelle. Lo scleroderma, invece, è un parassita che troviamo spesso durante l'infestazione dei tarli del legno. Questo insetto, che è un piccolo vespoide, può pungere gli esseri umani causando due particolari problemi. 1. Punture. Le punture di scleroderma possono essere dolorose e causare una reazione infiammatoria locale. I sintomi includono dolore, rossore, gonfiore e prurito nella zona colpita. 2. Reazioni allergiche. In alcuni casi le punture possono causare reazioni allergiche più gravi, con sintomi che possono includere orticaria, gonfiore esteso e in rari casi reazioni anafilattiche che richiedono un intervento medico immediato. Prima di continuare il video, se trovi interessante quello che ti sto dicendo, mi piacerebbe che mi lasciassi un piccolo emoticon nei commenti come segno del tuo passaggio, uno qualsiasi, quello che vuoi tu. E se ti va, clicca anche mi piace. A te non costa nulla, ma aiuta tantissimo il canale. Grazie. Tornando a noi, per minimizzare i rischi associati ai tarli del legno e ai loro parassiti, è importante adottare almeno queste tre misure preventive. 1. Ispezione regolare del legno. Controlla regolarmente i tuoi mobili e le strutture in legno per individuare i segni di infestazione dei tarli, come piccoli fori e polvere di legno. 2. Effettuare trattamenti antitarlo. Utilizza trattamenti specifici, per esempio a base di permetrina, per eliminare i tarli del legno, gli acari e lo scleroderma. Esistono vari prodotti chimici e metodi fisici che possono essere efficaci. Ne avevo già parlato nel mio video intitolato Antitarlo, i tarli stanno distruggendo il tuo mobile antico? Ecco come eliminarli. Prova a darci un'occhiata. 3. Curare igiene e pulizia. Se cercherai di mantenere il tuo ambiente pulito e ben ventilato, ridurrai la probabilità di infestazione da acari del tarlo. Quindi, mentre i tarli del legno potrebbero non rappresentare un pericolo diretto per la nostra salute, gli acari del tarlo e il parassita scleroderma possono invece causare problemi significativi. Adottare misure preventive e trattare tempestivamente le infestazioni può aiutare a ridurre questi rischi. E se non sai come fare, io ti posso aiutare. Se abiti entro 20 km dal mio laboratorio artigiano di Treviglio, contattami subito. Ti aiuterò a risolvere il problema risparmiando tempo e fatica.